lui spiega per esempio la peculiarità della malavita cerebrale, che per esempio non è verticistica, cioè non esiste il capo dei capi, ma lui la traduce in italiano, è orizzontale, oppure dove da un certo periodo in poi l'ostentazione del proprio ruolo di capo, di boss, non è più considerato un motivo di ostentazione, appunto di manifestazione, ma proprio per non dare nell'occhio si cerca di avere un comportamento più normale. In una di queste sere, quindi mentre dal mio studio andavo a casa mia madre, mi fermò uno dei ragazzi del libro, uno di quelli con cui avevo mantenuto più i rapporti, con una bambina in braccio, era sua nipote, me la presentò, chiacchierammo del più del meno, e poi uscì con sta cosa e disse: senti, ma tu un po' di tempo fa stavi scrivendo un libro su di noi, perché lui era uno dei protagonisti di quella storia, ma poi l'hai scritto. Mi parlava veramente di 20 anni fa. Io dissi: sì, l'ho scritto, ma non so materialmente dove sta questo libro. Ci lasciamo così, io il libro non ce l'avevo più, come spesso capita nelle nostre vite, e lo ritrovai a casa mia madre, un po' per intrattenermi con lei e non parlare della malattia, un po' per divagare. Iniziamo a recuperare questo libro e me lo rilessi. Chiaramente è reagione della cosa dopo 20 anni, ma sono passati 20 anni. E allora ritrovai questa persona, questo ragazzo, e dissi: senti, il libro l'ho trovato, ti racconto la storia che tu mi hai raccontato 20 anni fa, però facciamo un patto, tu raccontami quello che è avvenuto in questi 20 anni. E venne fuori questo pezzo di storia, e da lì mi nacque l'idea di rintracciare un po' tutti questi ragazzi, e di quei 13 ragazzi sono riuscito a rintracciarne 10, perché due purtroppo sono deceduti, e uno è rintracciabile, diceva la mamma, pur dall'interpolo. Quando pensavo di scrivere questo libro, non pensavo di scrivere quello che poi è venuto fuori sulla criminalità organizzata. A un certo punto dovevo necessariamente raccontare un contesto, però già la nostra criminalità assume una caratteristica: non ha processi di affiliazione. Non ci sono, non esistono. A differenza delle altre mafie, non si fanno le affiliazioni. Sostanzialmente, la nuova generazione, quella che è venuta dopo, capisce due aspetti importanti. Il primo, farsi la guerra e non conviene. Il secondo, se facciamo le cosiddette affiliazioni, è facile, è molto facile, che poi la gente collabori. Se viene presa, fai come conviene. E iniziano ad organizzarsi in questo modo. Non so quanto è voluto e quanto è causato la fascia, non ho ancora capito, ma si organizzano non più nella struttura classica del clan, c'è un capo e degli affidati, ma ci sono dei leader, persone che acquisiscono capacità e competenza nel fare un'azione criminale. Quello che è capace a fare i blindati, quello che è capace a guidare, quello che ruba la macchina, quello che porta, quello che acquista la cocaina per il clan, quello che vende la cocaina per il clan, per il clan, neanche per gli affiliati, quello che investe. Ognuno di queste assume una propria competenza. Non c'è più, non immaginate più quel mafioso degli anni 90 che sgommava con la macchina e faceva ad una ruota con la Kawasaki, che tutti individuavano come da dove, quella, quella. No. Oggi, se dovete fare il nome di un capo, sì, non c'è. Non c'è. Non lo sapete, non lo conoscete, non lo conosciamo. Non ne abbiamo la visibilità sociale. Non ne abbiamo la visibilità sociale. Quando ci sono guerre tra clan, chi fa l'intermediazione economica e finanziaria per acquistare cocaina per conto loro sono narcotrafficanti che fanno riferimento a questo. Io l'ho chiamato una costellazione criminale, nel senso che sono gruppi che si muovono in autonomia. E termino, perché questa cosa per me è molto importante. Ma perché la città non si incazza? Fatemi avanti. Perché non c'è questa percezione? Il punto, io credo, il senso
lo scopo, la dignità del vivere quotidiano. E fammi fare un passaggio su questo. Guardate, i nostri nonni, i nostri genitori sono nati nella loro storia, nel loro vissuto, in una serie di contraddizioni e in una domanda molto forte: la differenza tra chi ha e chi non ha. La guerra, il dopoguerra. Beh, ma quante pagine belle qui Giuseppe Di Vittorio, nel movimento contadino, nel movimento operaio. Oggi nel mondo sono diventati grandi professionisti, bravi scrittori come Marcello. E quindi hanno vissuto dentro questa grande differenza, differenza che c'è ancora tuttora nel nostro mondo. I nostri genitori hanno affrontato un'altra differenza importante, è la differenza tra chi sa e chi non sa. Il sapere come elemento di riscatto della propria vita, della propria dignità che è stata umiliata. E accanto a queste due differenze, ripeto, che abbiamo, è molto bello che il Vescovo ha invitato i ragazzi, la differenza che hanno loro, a cui devono rispondere, ma anche nostra, e tra chi riuscirà a dare un senso, uno scopo, una dignità al vivere quotidiano e chi questo senso, questo scopo, questa dignità non lo riesce a dare. E quindi si lascia scorrere tutto, ma proprio tutto, dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, le differenze, l'egoismo, l'apparire, le parti truccate, la parte come fosse la coscienza. Tutto questo è il prodotto di cultura dell'insediamento delle mafie. Tutto questo fa parte della mafiosità, che in qualche modo va a inquinare la distanza che c'è tra la testa e il nostro cuore, sono 30 centimetri. Tutti questi elementi annichiliscono il cuore e hanno la capacità di guardare, come dire, solo il proprio naso. E l'altro elemento è l'ascoltarsi. Probabilmente mi riferisco all'ascolto profondo che accoglie emozioni difficili, lo ritroviamo in tutte le pagine di Marcello, senza soffocare con semplificazione, soprattutto quelli di ragazzi. Io vengo da Napoli, porto, sono propriamente a rischio, siamo tutti a rischio, sono ragazzi dai disagi, anche perché vedo disagio è quello degli adulti che cade degli elementi nei confronti dei ragazzi che giovani. E l'altro elemento è guardarsi, sì, guardarsi con tenerezza, esserci osservatori di reciprocità, con lentezza, per mettere al centro le persone, non mirandole ad una donna come ha fatto Marcello. Ma quando io mi sento dire dal parroco della Terra Vecchia che qui il lockdown non c'è stato e non c'è stato mai una forza dell'ordine che è venuta a controllare perché i bambini stavano per strada e i genitori non se ne preoccupavano, ecco, mi rendo conto che è un grido che nasconde, qui la seconda parola, complessità. Ha detto bene il dottor Leandro, io me l'ero segnata come seconda parola perché è una mia fissa. Noi molto facilmente semplifichiamo e quando semplifichiamo non abbiamo l'idea della realtà. La nostra è una società complessa, non è quella delle api, nelle quali c'è un'ape regina e c'è un programma prestabilito che viene da quegli esseri così operosi. Noi abbiamo una complessità nella quale fai difficoltà a dire se quel ragazzo che poi comincia un'escalation nella strada del crimine è una vittima o è un carnefice. Che cos'è? E l'uno e l'altro. Se noi leggiamo le storie di Marcello, che non sono storie di un romanzo, ma storie della nostra città, vediamo che dietro non c'è la famiglia, non c'è l'istruzione, c'è un abbandono scolastico precocissimo. A volte non c'è neppure la comunità parrocchiale, forse anche se questa c'è, e vi dirò di questa complessità che tante volte non emerge, neppure da coloro che ci informano quotidianamente. Io credo che
non sia solo in crisi la politica, sia in profonda crisi natale il giornalismo. Io questa mattina finalmente ho preso carta e penna perché avevo tempo e ho scritto una lettera al direttore del Corriere della Sera e al responsabile del settore cultura di Lettura, un inserto che io ho salutato con molto favore perché da molti anni, ecco, compro il domenicale del Sole 24 Ore e dico qualche altro giornale fa la stessa cosa. Quello che ho sottolineato, non vi dico ovviamente del contenuto, se lo pubblicheranno lo pubblicheranno, altrimenti lo renderò noto sulla pagina della diocesi. Quello che ho voluto sottolineare è proprio questa scarsa attenzione alla complessità. Quando non c'è questa attenzione, noi entriamo nel rischio della fake news, che non è una notizia falsa, ma una notizia parziale, e che quindi risponde non ad una ideologia. Se rispondesse ad un'ideologia, perlomeno ci sarebbe una visione. Risponde semplicemente alla volontà di catturare una certa attenzione.